Ciccio Massimo Giliberto, calciocatania.com. Segna tutto Leonardo, è sempre bello, no? Poi quest'oggi il gol decisivo, 1-0, vittoria sofferta, abbiamo parlato con Nissan e con Cicciolotti, però quello che conta è aggiungere ancora 3 punti alla classifica e guardare a questo finale di campionato, dove nella prima parte di campionato, dove probabilmente la sosta vi può anche aiutare per recuperare un po' di brillantezza. Sì, quello sicuramente, è sempre bello vincere, ed emozionante, sicuramente ci fa lavorare meglio. Sappiamo magari che non è stata la nostra migliore partita, però ti ripeto, è sempre meglio lavorare con una vittoria anche sapendo di aver sbagliato qualcosa che con una sconfitta. Oggi è arrivata l'ennesima vittoria, quindi ce la prendiamo tutta. E sappiamo di aver sofferto un po', però va bene così. Ecco, tu sei fra quelli che fino ad oggi ha giocato quasi sempre. E oggi è stato strano per te non avere davanti Sarno, diciamo ci sono dei meccanismi che ormai probabilmente con Enzo conoscete a memoria, però probabilmente Sarno aveva bisogno di un po' di riposo. Tu ti senti ancora, diciamo, pronto per dare anche nelle partite successive il massimo, o anche tu, diciamo, nella rotazione sentiresti bisogno un po' di riposare? No, io sto bene. Il mister fa le sue scelte, nessuno c'ha il posto assicurato, quindi durante la settimana vede l'allenamento, però mi sento abbastanza bene e cerchiamo di chiudere alla grande il girone d'andata. Ciao Ciccio, buonasera, dottor Giorgi, Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Nel primo tempo forse anche no per merito degli avversari, perché comunque era quello che chiedeva la partita, se è stato chiamato a fare più contenimento e non è fatto bene. Poi insomma nella ripresa abbiamo visto tante volte in avanti, oltre al gol, la tua consueta grande prova. Come l'hai vissuta oggi questa gara? Anche ti ricollego una considerazione del collega nella tabella, nel dialogo con il Fortunione prima e poi insomma con Russotto, e soprattutto come ti senti? No, ma ogni partita è una storia a sé. Ci sono alcune partite che l'avversario non ti permette di andare avanti. Prima di tutto sono un difensore, quindi bisogna pensare a difendere e cercare di non far prendere gol. Quando c'è la possibilità di andare avanti è un di più per cercare di dare superiorità numerica. Per quanto riguarda Forchingone, penso che oggi abbia fatto pure lui una buona gara. Ma sì, sicuramente la sosta ci servirà per ricaricare le batterie, però ancora mancano due partite alla sosta, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia e cercare di fare 2 vittorie. Salvatore Di Biasio, Armada Live. Volevo chiederti, ho già fatto a mister questa domanda, nel secondo tempo paradossalmente con la squadra, con la versa in dieci uomini, forse in alcuni tratti avete fatto più difficoltà a giocare. Sì, è stata un'impressione anche mia, dal campo l'ho vista, sembravano loro in 11, forse magari la paura di portare a casa il risultato ci ha fatto abbassare troppo. Altre partite il gol ci ha servito per sbloccarci, è stata una partita in crescendo, invece oggi ha fatto l'inverso. Abbiamo sofferto tantissimo e non ce lo possiamo permettere. Penso che sia stata una delle poche partite, se non l'unica, dove abbiamo concesso davvero, davvero tanto agli avversari, però a volte anche un po' di fortuna serve. Oggi ce l'abbiamo avuta, ci prendiamo 3 punti e guardiamo avanti. Grazie. A voi.